Qui con Manuel Vallati, uomo partita di Centallo Acqui. Oggi un buon punto, possiamo dire, avete quasi rischiato di vincerla alla fine. Ti chiedo che partita è stata, se vi aspettavate questo tipo di incontro e poi cosa è successo negli ultimi minuti. È stato quello sprint finale che poi ha dato prima il pareggio e poi gli ultimi istanti per quasi una vittoria. Allora, sì, oggi era una partita tosta, lo sapevamo. Loro sono una squadra molto, molto fisica, molto rognosa e si è vista in campo. E siamo riusciti due volte a pareggiare dopo essere andati in svantaggio e non è una cosa semplice contro queste squadre qua, perché sono squadre che quando segnano poi si chiudono bene, come ho detto prima, sono molto fisici. Siamo stati bravi a crederci. Nel finale abbiamo anche avuto un paio di occasioni per provare addirittura a vincerla. Però un ottimo punto, siamo contenti perché avevamo l'obiettivo di muovere la classifica come ogni domenica e farlo contro una squadra di questo valore ci rende orgogliosi anche per la prestazione che abbiamo fatto, che è stata secondo me molto buona. Questo sì, assolutamente. Tra l'altro arrivate ad una settimana impegnativa, avete tante partite super, super avvicinate. Si avvicina a quello che poi sarà la pausa invernale. Ti chiedo come sta arrivando questa stagione di Centallo nella prima parte di stagione. Allora, siamo partiti leggermente, faticando leggermente, però adesso nell'ultimo mese oltre ad aver trovato risultati, perché abbiamo fatto tre vittorie di fila e questo un pareggio, sono 10 punti nelle ultime 4 partite, arriviamo bene mentalmente, con un po' più di consapevolezza secondo me, essendo comunque una squadra giovane, avevamo un po' bisogno di trovarla e l'abbiamo trovata tra le mura, credendo in noi stessi. E arriviamo bene anche fisicamente, mentalmente. Adesso ci aspettano le ultime 2 partite, che saranno 2 partite difficilissime, non che ci siano partite facili. Oggi è stata una prestazione molto importante da parte di tutte le parti della squadra, in fase difensiva, poi centrocampo, in fase offensiva. Ti chiedo questo Centallo qui dove può arrivare poi in un campionato, diciamo, difficile, molto intenso, con squadre effettivamente difficili da affrontare. Oggi abbiamo fatto un'ottima partita su tutti i reparti, partendo dall'attacco che è il primo reparto che ci fa difendere bene. Lo dice sempre anche il mister durante la settimana, se davanti gli attaccanti diciamo si sbattono, per noi dietro diventa tutto più semplice. L'hanno fatto molto bene, poi abbiamo fatto bene in tutti i reparti, difesa oggi Battisti e Tallone avevano Guazzo e Piana che sono due attaccanti che non devo neanche dire il loro valore e hanno interpretato benissimo la partita. Stiamo facendo bene. Il Centallo deve ragionare domenica dopo domenica, deve fare i punti per salvarsi, perché la prima cosa è importantissima e quindi bisogna sempre giocare con la voglia di salvarsi, con la bava alla bocca e poi se arriveremo ai punti che ci permettono la salvezza matematica, penseremo poi, vedremo che cosa si potrà fare, vedremo il da farsi. Bisogna impegnarsi come stiamo facendo in allenamento. Dare il massimo sempre e poi uscire dal campo distrutti e soddisfatti perché poi i risultati ci danno ragione. Grazie mille. Grazie a te. Grazie.